Buonasera e bentrovati, nuova puntata di Mondo Amaranto. Non si ferma più l'Arezzo femminile, che vince anche nel campo, sul campo della Lavagnese, ed è la settima vittoria consecutiva e soprattutto è una vittoria che distanzia in classifica quelle che sono le squadre che seguono, quindi è già un tassello molto importante per il proseguimento del campionato. Poi faremo la carrellata per quanto riguarda il settore giovanile dell'Arezzo. Abbiamo seguito la gara dell'Under 17 che abbiamo ospite questa sera con mister Beppe Forasassi, che saluto. Buonasera. Abbiamo tre tuoi ragazzi della squadra, poi vedremo l'immagine. Saluto Elettra Fiorini, come sempre con noi dell'Arezzo Calcio Femminile. Salutiamo anche Riccardo Buffetti, che tornerà sicuramente nelle prossime settimane. Tra l'altro domenica c'è questa partita di cui adesso parleremo ampiamente, perché è una gara veramente questa con la Fiorentina che può decidere, non dico decidere, può veramente proiettare l'Arezzo pienamente in corsa per il primo posto. Sì, effettivamente sì. Beh, già secondo me quella con la Lavagnese è stata molto spartiacque come partita, perché effettivamente era una di quelle partite che il cui esito ci avrebbe detto se potevamo appunto giocare questo duello finale con la Florenzia, oppure se effettivamente dovevamo accontentarci, se così si può dire, comunque di mantenere la categoria, quindi di accedere alla Serie B a girone unico. Effettivamente adesso abbiamo messo un bel po' di distanza, perché abbiamo messo 8 punti dalla Novese, la Juventus, la Lavagnese, quindi dalle squadre che comunque fino ad oggi sono state le nostre inseguitrici. Rimaniamo a meno 3 dalla Florenzia e quindi insomma tutto è possibile, soprattutto perché all'andata comunque pur con tutti i timori del caso siamo riusciti a pareggiare, e anzi io direi quasi a sfiorare la vittoria, perché Razzolini aveva fatto questo pallonetto finale che poi non è andato a buon fine, ma insomma fosse entrato avremmo potuto anche vincere, quindi perché no? Allora, vediamo i risultati di questo turno con l'Arezzo che ha vinto grazie alla rete di Verdi al 29esimo minuto, ha vinto sul campo della Lavagnese 1-0. Amicizia Lagaccio batte Torino 1-0, Fiorentina travolto 3-0 la Molassana Boero, Perugia batte Pisa 5-1, Lucchese Ligorna 2-1, Novese batte femminile Juventus Torino 4-0, Romagnano batte Luserna 2-1. Per questa classifica con la Florenzia a 42 punti, l'Arezzo a 39, quindi a portata l'aggancio dello scontro diretto di domenica prossima, più 8 sulla Novese, sulla Lavagnese, sulla femminile Juventus Torino, quindi un vantaggio che inizia a diventare veramente cospicuo, e poi via via le altre: Ligorna, Luserna, Torino, Perugia, Lucchese, Amicizia Lagaccio, Romagnano e via dicendo. Andiamo a vedere anche nella prossima schermata quella che è la classifica delle marcatrici, come è cambiata, se è cambiata, con Nocchi che è sempre a 14 reti della Fiorentina, poi Cama che è rimasta secco con l'Arezzo a quota 13, e poi Cazzolini e Ponzio a 12, Carta a 11. Carta che ha avuto però l'occasione per trovare sì, il gol. Sì, no? Sì, Carta alla fine, ma diciamo più volte, però alla fine ha avuto proprio una bellissima occasione, ha fatto partire questa diagonale dalla sinistra della porta e veramente non è entrata per un soffio, perché l'ha proprio sfiorato il palo esternamente, quindi ci ha fatto prendere un bel colpo, però effettivamente è andata bene così, insomma il risultato sapevamo che non poteva essere un risultato roboante come quello delle ultime partite, perché comunque la Lavagnese è una squadra che gioca, è ben messa in campo e forse a livello di gioco è anche qualcosina meglio rispetto alla Florenzia, che nonostante tutto ha tante individualità, però poi di fondo è poco squadra. Quindi insomma noi siamo più che contenti, alla fine della partita ci siamo guardati tutti noi dello staff, il mister ha tirato un sospiro e ha detto: oh, il nostro abbiamo fatto, adesso respiriamo. Sì. E come viene vissuta questa settimana? C'è una settimana diversa dalle altre? Sì, è una settimana un po' particolare, anche perché insomma si sono registrate, si può dire, delle piccole stanchezze a livello fisico comunque delle ragazze, perché la settimana scorsa, però viene vissuta con molta tranquillità, nel senso che questa poteva, la partita contro la Florenzia è una partita che ipoteticamente potevamo anche mettere in conto di perdere, insomma. Certo è che non è quella l'idea con cui scenderemo in campo, però a conti fatti, se guardiamo la classifica, se guardiamo un po' la strategia, è quella che noi ci vivamo meglio forse. Se
fossimo arrivati da una sconfitta a Lavagna non sarebbe stato così, ma dal momento che a Lavagna abbiamo centrato in pieno l'obiettivo possiamo anche permetterci di dire insomma come va. Ecco, tra l'altro c'è grande entusiasmo anche delle partite casalinghe, ricche di gol, le ultime, quindi insomma tutti i fattori, tra cui anche la rivalità, no? Sì, sì. Quindi le ragazze hanno dimostrato, ecco, in queste ultime gare di proprio vendere cara la pelle. Assolutamente, le ragazze si sentono comunque molto, molto bene in questo periodo, secondo me ora al di là della forma fisica hanno proprio trovato la forma anche a livello dell'umore e del modo insomma di viversi la partita, di viversi il prepartita e i festeggiamenti anche dopo. Quindi loro vivono su questa scia, insomma, da diverse settimane hanno questo entusiasmo ed è anche per questo che secondo me poi la partita di domenica ci potrà riservare delle sorprese, perché effettivamente vengono da una serie che è positiva, che sta dando loro dei grandi stimoli, da una consapevolezza dei propri mezzi sicuramente maggiore e insomma non avranno voglia di interrompere questo momento brillante. Ecco, Razzolini, sei fortunata, che è successo? Allora, Razzolini ha avuto durante un contrasto domenica risentito questo fastidio al ginocchio, ora insomma le notizie che vengono anche dalla nostra fisioterapista e facendo tutti i test per i collaterali e per il crociato sembra non ci sia niente di grave, comunque sia per scrupolo faremo una risonanza domani, quindi non sappiamo ancora se è in dubbio o no. Anche per lei è una gara particolare, ovviamente. Sì, arrivando anche per lei, sì, per lei è una gara particolare, però allo stesso tempo, ecco, io penso che fra tutte le gare forse se salta questa è il male minore. Detto, sì. Secondo me sì, tanto era una grossa incognita la gara con la Florenza, insomma. Beppe, diciamo sempre che non siamo molto abituati a leggere il nome di Arezzo in un qualsiasi sport, ma in questo caso anche il calcio. Te l'aspettavi un cammino così esaltante? No, stanno sorprendendo positivamente, perché effettivamente hanno fatto una serie di vittorie importanti e quindi credo che adesso sarà la Fiorentina, la Florenza, insomma, sì, a dove stare attenta. Credo che loro non abbiano niente da perdere domenica, perché la situazione è che la Florenza è in testa. Se dovessero uscire il colpaccio, poi chiaramente diventa un discorso. Tra l'altro sono anche in vantaggio se andata hanno pareggiato nei scontri diretti, quindi dovrebbe arrivare davanti di un punto, credo, no? Quindi facciamo un grosso in bocca al lupo. Faccio di tutto per venire a vederla domenica la partita. Sì. Lascio loro. Li lasci andare, mi piglio una ferie. Sono bravi da soli. Non sì, sono autosufficienti. Sono autosufficienti. Infatti ti vedo sempre tranquillo in panchina per dare loro questa libertà. No? Come ti ho detto qualche settimana fa, faccio una fatica tremenda. Non riesco a capire come mai faccio così tanta fatica. Però l'hai detto che l'hai fatta. Sarà l'età. In tutte le categorie hai detto che l'hai fatta. Ma con loro mi faccio di più. Loro di più. Te lo posso garantire. Dopo ci dirai, ecco, queste fatiche quali sono. Tornando alla partita d'andata, Elettra, che ricordo hai? Cioè che cosa è già venuto fuori? Poi l'Arezzo si è anche rinforzato nel frattempo. Allora, la partita d'andata è stata una grande sorpresa, più che altro perché noi soltanto poche settimane prima avevamo giocato l'andata e il ritorno di Coppa Italia con la Florenza e avevamo subito nel giro di due domeniche una cosa tipo 12 reti dalla Florenza, quindi insomma siamo andati lì molto 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 carichi di ansia, che è un l'ansia prepartita c'è sempre, è perenne, è proprio palpabile, però insomma in quel caso eravamo andati molto ansiosi e invece le ragazze ci hanno proprio stupito, hanno preso la partita con un piglio, con voi anche magari portate dalle ali dell'entusiasmo, perché comunque venivamo da tre vittorie, venivamo le prime tre di campionato le avevamo vinte e ci hanno proprio stupito e secondo me quella è stata un po' la chiave di volta per capire che noi in questo campionato potevamo fare qualcosa di importante. C'è qualcuno che in giro ti dice che ti scambia, perché ormai pensano anche che sei una calciatrice, che alcuni me l'hanno detto, sì, no? Sì, che pensano che fai parte della squadra, sì, no? Più che altro perché vado in giro anch'io con le felpe, con tutto il merchandising, mi fanno, ah, ma allora questa domenica giochi? Dico, no, io non gioco. Tant'è vero che ultimamente mi capita anche di sognare di stare in panchina e il mister mi fa Elettra scaldati, ecco. Mi stanno prendendo tutti in giro per questa cosa, però pensa quanto mi sono immedesimata, è vero, ecco. Allora, diamo l'appuntamento, questo è importante.
assolutamente importante. Domenica alle 2:30. Alle 2:30 allo sono giunti, quindi all'Olmo Ponte. E... quindi c'è la doppia, la stessa che gioca la Ghizzo, no? Col Piacenza, quindi l'area dello stadio sarà abbastanza... Sì. Si sono lamentati, ci sono stati in questo periodo di stacco dell'Arezzo, sono venuti diversi tifosi comunque dell'Arezzo a vederci, hanno detto perché devono esserci queste concomitanze che non fa bene in movimento. Effettivamente io spero che nei prossimi anni, con il fatto che anche il calcio femminile si sta avviando verso il professionismo e tutto, riescano a trovare degli accordi per non avere queste tipo questa gara la vostra o, o quella della Ghizzo poteva giocarsi alle tipo 16:30, 17, no? E si risolveva. Va bene, quindi non sarà possibile essere in due posti diversi, però ecco, sicuramente per chi può sarà una domenica, penso, da ricordare. Ci fermiamo un attimo e poi andiamo a parlare dell'Under 17. Eccoci tornati in seconda parte di Mondo Amaranto. Allora, con Beppe Focasassi adesso tra poco vediamo le immagini della partita. Paganese che ha fatto bottino pieno, perché stesso risultato 0-2 anche per l'Under 15, quindi è stata una giornata un po' negativa. Ci hanno reso il favore che abbiamo fatto noi all'andata, pari pari, quindi avevamo vinto noi là facendo anche una discreta partita e ci hanno reso il favore. Ma è stata una partita brutto e quindi credo che abbiamo perso meritatamente, e è questa una cosa che dicevo della fatica, la grande difficoltà a trovare continuità. Per esempio domenica scorsa avevamo fatto una gran bella partita a Viterbo, nonostante tutto quello che è successo, espulsioni, due rigori, eccetera. Gol annullato. Sì, gol annullato. Però abbiamo fatto un'ottima partita, secondo me, contro una squadra che è in testa, insomma, alla grande. E invece domenica non siamo riusciti a ripeterla, anche perché probabilmente un po' le condizioni del campo, un po' noi alla Nave non riusciamo mai a fare grosse partite, te ne sei testimone, al di là poi della sconfitta o di quelle che abbiamo vinto, però le prestazioni sono sempre abbastanza incolore, quindi vediamo un po'. Invece c'è il tuo collega Ciavorella che vuole sempre giocare alla Nave, perché le volte che alla Nave è imbattuta l'Under 16, mentre quando hanno giocato alle Caselle è andata, hanno perso le due partite. Se dipendesse solo dai campi. Dai, Andrea sta facendo un ottimo lavoro con la sua squadra, quindi speriamo bene che sia la Nave che magari porta bene a loro, perché credo che comunque stanno facendo un buon campionato e che speriamo che arrivino in fondo in una posizione ancora migliore. Allora, rivediamo i gol e risentiamo anche le tue parole subito dopo la partita. Sei sicuro? Sì, sì, sì. Dalla Nave di Castiglione Fiorentino, questa settimana seguiamo il campionato Under 17. L'Arezzo riceve la Paganese, una sfida di alta classifica. Andiamo un po' su questo traversone da parte di Stellato, anzi Stellato è al limite dell'area. Rullo che ci prova. Ecco il pallone che filtra e finisce in rete per il vantaggio della Paganese. La deviazione vincente di Barretta. Barretta ha trovato il gol e quindi Paganese che passa in vantaggio. Al 24esimo arriva il gol, anzi 25esimo arriva il gol di Barretta, che tra l'altro sta mostrando anche una maglietta verso il pubblico. Intanto Brandi, un po' di campo, qui voleva forse una giocata anche dei compagni che non è arrivata. Attenzione al rilancio, c'è D'Ambra con il portiere Marrocco che era uscito, poi no, attenzione, la porta è vuota e la palla in rete per il raddoppio di Cerrone. Qui un patatrac della difesa dell'Arezzo, perché prima non è Marrocco, ha vaccinato l'uscita, poi non era uscito e poi la palla sostanzialmente ridata alla Paganese con il portiere dell'Arezzo Marrocco ormai lontano dalla porta. Qui c'è stato un malinteso tra il portiere e i suoi difensori. Ne ha approfittato Daniele Cerrone per il raddoppio della Paganese. Parte la parabola direttamente sul portiere, Guadagno che arriva prima, si erano fiondati in due su di lui, tra cui Zaccaro. Pallone recuperato ancora dall'Arezzo con Zaccaro,
Zaccaro avanza, prova a puntare il salto al diretto avversario, Carapollice, Zaccaro cross teso che attraversa tutta l'area, raccolto dall'altra parte per Romanelli. Romanelli riprova a passare, ne mette un altro in mezzo, colpo di testa d'Inghilterra, Arezzo che insiste con Brandi, poi Uscetta, e qui Zaccaro fa tutto bene, aveva saltato Pollice e poi forse a quel punto doveva concludere o crossare, diciamo, in modo non così violento, tanto da andare dall'altra parte. Sono finiti anche i 5 minuti di recupero, rinvio di guadagno e l'arbitro fa terminare qui la partita. Vince la Paganese 2-0 qui in casa dell'Arezzo. Per la Paganese è la terza vittoria consecutiva dopo il 4-0 alla Viterbese, il 5-2 alla Racing Roma, arriva anche il 2-0 in casa dell'Arezzo. Tutto nel primo tempo, il gol di Barretta sugli sviluppi di un calcio di punizione da sinistra e il 2-0 di Cerrone. Come dicevamo, per l'Arezzo gara complicata fin dall'inizio, una Paganese che ha giocato una gara quasi perfetta, ha concesso praticamente poco o nulla, ha trovato il gol al momento giusto e poi è stata concentrata fino alla fine, non ha concesso grandi possibilità all'Arezzo, che dunque incappa in quella che è la ben quarta sconfitta consecutiva dopo quelle con Andria, San Benedettese e Viterbese, che anche questa con la Paganese. L'andata invece era stato l'Arezzo a vincere 2-0 e la Paganese che ha ricambiato visita con risultato invertito. Andiamo a sentire adesso l'analisi di Beppe Fogasassi insieme a mister Beppe Fogasassi. Una gara molto complicata quella di oggi. No, vabbè, sapevamo che è una squadra che in classifica era davanti a noi, quindi sapevamo che sarebbe stato difficile. Poi ci abbiamo messo del nostro, come purtroppo ci accade spesso ultimamente. Abbiamo spianato la strada e, pur avendo fatto un secondo tempo con tanta volontà, però non siamo riusciti a raddrizzarla. Ecco, tra l'altro, magari se non fossero arrivati quei due episodi, no? Perché prima sulla punizione, poi il patatrac sul secondo gol. Sì, magari, sai, è il calcio che è fatto di episodi. Abbiamo avuto qualcheduno fortunato, era un periodo che gira così. Domenica scorsa è stata una partita incredibile. Oggi, per come si è venuta, chiaro che non meritavamo nel primo tempo, però insomma, se vai a riposo sull'1-0, poi la partita sicuramente è da giocare in un altro modo. Ripeto, siamo questi, stiamo in questo momento vivendo delle difficoltà, soprattutto a concretizzare la manovra, e anche oggi insomma abbiamo creato poco davanti, anche se poi nel secondo tempo abbiamo perlomeno messo tanta buona volontà, e questo ci deve accompagnare per tutto l'arco del campionato, quindi anche all'inizio, anche nel primo tempo, non nel secondo tempo. Infatti l'atteggiamento nel secondo tempo è migliore, e lo spirito è quello di Zaccaro, che ha avuto, no, fino alla fine, corre da tutte le parti. Sì, no? Ma non è... Lo so che non è solo lui, però... Non è soltanto Zaccaro, devono farlo tutti, quindi magari uno lo fa con un pochino più di idee confuse, uno lo fa un pochino più lucidamente. Però non mi è piaciuto il primo tempo, penso che si sia visto, perché devo fare tre cambi, per me è una cosa insolita. È chiaro che non è che erano colpevoli quelli che sono usciti, è per dare alla squadra un'altra sferzata, credo che l'abbiano avuta, perché perlomeno sotto il profilo della determinazione, della voglia, hanno combattuto, e questo devono fare, come abbiamo fatto domenica scorsa a Viterbo, dove sicuramente siamo usciti penalizzati da episodi. Oggi è successo lo stesso, però insomma al primo tempo potevamo farlo meglio. Allora, dai, è abbastanza lucido. Sì, nonostante tutto. Eh sì. Ti abbiamo visto, sembravi tipo Ciccio Graziani quando allenava il Cervia. Sì, ora vabbè. Quando, alla reazione ai gol, no? No, vabbè, è chiaro che... lavoriamo tanto durante la settimana, soprattutto sulle situazioni di pallina attiva. Vedere prendere un gol così fa particolarmente arrabbiare, perché dico sempre che la palla dentro l'area di rigore va attaccata, invece l'abbiamo subita. Poi il secondo gol penso che sarebbe meglio non commentarlo in questa sede, anche perché credo che sia una fascia protetta ancora. No. Diciamo, ecco, vabbè, diciamo che sono capitati tutti e due nella stessa partita quasi. Dai. No, ne abbiamo fatti qualche altro arrosto l'abbiamo fatto, però credo che sia normale, dai, il processo. Tra l'altro l'indecisione lì è stata dei due centrali e del portiere
Marocco che ha giocato la seconda partita quest'anno, la prima giocata domenica scorsa a Viterbo, dove ha fatto anche bene parando un rigore tra l'altro. Quindi, però commettiamo delle disattenzioni secondo me proprio da poca concentrazione e probabilmente questa era una partita che non abbiamo affrontato bene, mentre domenica scorsa quella che abbiamo affrontato, preparato probabilmente anche meglio, perché quando vai a casa della capolista è come loro che incontrano la Florenzia domenica prossima, no? Quindi è la partita dell'anno e quindi la prepari sicuramente bene dal punto di vista psicologico. Invece domenica siamo entrati in campo con una preparazione diversa e si è visto. Ci fermiamo e poi sentiamo anche la loro versione. Sarebbe utile. Terza parte di Mondo Avagato, allora siamo con questi tre ragazzi dell'Under 17, vieni pure in piedi, ti chiami? De Luca Fabrizio. Allora, Fabrizio, centrocampista, giusto? Sì. Non sbaglio. Allora, abbiamo visto le immagini, alla fine poi è una partita che, non lo so, forse senza quegli episodi era anche probabile che venisse anche 0-0, perché poi grandi occasioni ci sono state. No, grandi occasioni no. Ecco, come prima il mister diceva di concentrazione, come te la spieghi questa situazione? Boh, forse è mancata la giusta cattiveria in campo, nel primo tempo. Cosa che loro avevano forse, sì. Di più. Sì. Quelle squadre poi no, avete affrontato no, Paganese, poi Juve Stabia, sono di solito squadre che fanno ecco, di questa caratteristica sì. La loro arma, diciamo così. Sì. Ecco. Dal tuo campionato che ecco, sei soddisfatto? No. No. Cioè sì, fino a mo' sì. Lui dice di no. Sì o no? Ah, no. Io soddisfatto. Dai. Potrei dare di più questo. Da dove sì. Vieni? Dici un po'. Io da una Scafati. Quindi proprio da quelle zone. Sì, proprio vicino là. Come è stato per venire ad Arezzo anche come scelta di vita? No. Come ti trovi? Mi trovo bene. Non c'è nulla da dire, no. Non ti manca casa? Vabbè, casa sì. Questo sì. Però sto bene. Bene. Hai trovato un secondo babbo? Sì. Sì? Bene, grazie. Andiamo là, ti chiami? Buonasera. Mi chiamo Riccardo Romanelli. Oh, ti abbiamo visto prima anche tentare di rimettere quel pallone in mezzo nella sì. Nostra allora, che cosa è mancato in questa partita? Ma secondo me è mancato pure l'approccio, la grinta, fin da subito. Ci siamo espressi poco, secondo me abbiamo tirato poco in porta. Quindi, purtroppo andava male, ci rifaremo la prossima volta. Perché insomma, le potenzialità ce l'avete, no? Le abbiamo viste altre volte, no? Ottenere anche vittorie, con grinta, sì. Concedendo anche poco, è una scusa, cioè, potresti ancora farcela forse rientrare dalle prime quattro? Sì. Potreste rientrare in corsa, mister, te che dici? Ci si può fare? Non fare i colpi di tacco. Ecco, infatti ho sentito dire a un certo punto, no, questa cosa dei colpi di tacco, no, invece hai sentito anche te? Sento tutto. Hai detto invece che fare i colpi di tacco, no? No, non mi ricordo chi l'hai detto, però mi ricordo a te l'ha detto proprio lui. No, quando si parla di colpi di tacco lo dice sempre lui. sì, hai ragione, devo smettere di fare questi colpi. Vabbè, ce l'hai, quindi ogni tanto sì, ce l'ho. Rimontala sempre il mister, ma... Sì, lui è un esteta. Quindi... ci vuole il calcio anche quello. Magari quando perdi 2-0 ti servirebbe qualcosa di più di concreto. Più concreto. Però lui è un esteta, quindi ce l'ha. Il colpo di tacco ce l'ha. Ecco. Tanto, passi spesso davanti alla panchina, quindi come sì, no, poi me lo fa sempre davanti a me. A spreno. Lo fa sempre davanti a lui quando è lo fa. Bene, grazie. Andiamo infine da Ma c'è Nicolò. Niccolò, tu da vieni da dove vieni? Da Roma. No, da Roma. Da dove vieni? Bracciano. Ecco, dove cominciamo a specificare. Viene dal Bracciano e a della Lazio. Ecco. Cominciamo a specificare le cose. Ecco, non ti piace Bracciano, non lo vuoi dire o pensi che non lo conosca? Penso. Vabbè, è abbastanza famoso. No, a me Bracciano mi piace, non mi piace la Lazio. Purtroppo è romanista. Sì, cioè... Quello mi fa i colpi di tacco davanti e quell'altro si presenta con l'accappatoio della Lazio. Con l'accappatoio. Pensa come sono messo. Quindi sai, immagino che durante la settimana ci siano discussioni. Sì. Senti, e tu invece che cosa ci dici? Sei soddisfatto della tua stagione? Sì, abbastanza. Sì. Non posso lamentarmi. È meglio. Senti, ma ti vengono a vedere quando giocate da fuori quindi sono contenti di come stai andando anche perché sto bene qui ad Arezzo, non,
mi posso lamentare di... Di nulla? No. E che scuola fai? Scienze umane. Scienze umane, quindi ecco. Ormai quindi Arezzo potrebbe diventare la tua città, chissà. Seconda città. Seconda città, sì, ecco, sì. Seconda. Insomma, adesso con chi giocate la prossima? Casertana. A Caserta? Sì. No, qui. Alle Caselle. Ancora in casa. Ah, vedi che vai alle Caselle. Quindi c'è la concomitanza con loro e con la prima squadra. Sul sintetico? Sì. Sul sintetico delle Caselle. È la prima volta che giocate? Sì. Quindi è una novità. Però noi lo conosciamo perché ci alleniamo lì, quindi. Si spera vada bene. Potrebbe cambiare le cose, magari fate scambio con... Sì. Camorella ha ottenuto, vedi, di giocare alla Napoli. Volentieri. Abbiamo partita col Resi che adesso vediamo. E va bene, quindi può darsi che vi porti bene, vi porti bene. Speriamo. Casertana come è messa? Adesso vediamo le classifiche, terz'ultima. Queste erano due partite che all'andata avevamo fatto tutte e due fuori casa. Vincendo tutte e due, partendo alle 5 e mezza la mattina. Ecco. Quindi probabilmente io proverei ad andare a prendere la mattina alle 5 e mezza. Vi va a prendere alle 5 la domenica mattina? Giri. Sì. Sì, va bene. Allora, rapidamente, vediamo le classifiche e i risultati di questi turni. Cominciamo proprio dall'Under 17. Ecco, la Casertana che ha perso con la Viterbese 1-2, Fermana Siena 2-2, Gubbio Bisceglie 0-3, Juve Stabia Fidelisandri 1-0, Racing Club Alma Fano 1-2. Risultati dal sito Campionando a Livorno, ti salutiamo. Vediamo anche la classifica. Viterbese a 34, Juve Stabia 31, Paganese Teramo 26, Racing 23, Fermana e Fano 21 con l'Arezzo. Poi Gubbio 20, Siena 17, Sambrenetese 14, Casertana 13, Bisceglie 12, Fidelisandri 6. Fino alla quarta arrivano le... Sì. Tu sappia? Sì, bene. Avanti, vediamo ecco invece le note liete dell'Under 16, questo mini campionato, perché la squadra di Ciavolella vince ancora con gol di Steccato in casa del Sant'Arcangelo, gol arrivato proprio all'80esimo, quindi praticamente sì, quello che, scadere, è, sì. Che è il 90esimo nel calcio, è arrivato questo gol proprio alla fine, anche se l'Arezzo insomma ha avuto già altre occasioni con Matteini e João Pai. E vediamo la classifica, guardate, l'Arezzo qui è a un punto dalla vetta, tra l'altro Paganese è già battuta in casa e domenica c'è la sfida con Racing Club che è un punto, cioè allo stesso punti dell'Arezzo, e quindi chissà che non si possa arrivare a un sorpasso. Vediamo l'Under 15, anche qui stesso risultato, 0-2 Arezzo Paganese, qui la situazione è un po' diversa, comanda sempre la Viterbese a 33, Paganese 32, vediamo già, possiamo andare direttamente sulla classifica, e ci dicono che comunque anche qui c'è stato un rigore a favore della Paganese, il secondo gol su calcio di rigore, Arezzo che ha avuto insomma qualche chance, non è stata insomma una partita tutta da buttare, e però è finita così, 0-2. Allora chiedo l'ultima cosa a Beppe Forasassi, ti riterrai soddisfatto alla fine della stagione se... No, vabbè, intanto credo che è un'esperienza unica, soprattutto per me che nel settore giovanile non ho fatto poco, e al di là poi delle battute, effettivamente è un gruppo di ragazzi che credo che sia difficile trovare in giro, ma poi tanto tutti gli allenatori dicono la stessa cosa, no? Però è chiaro che ognuno vede il proprio gruppo, e credo che dall'inizio abbiamo... sicuramente fatto dei miglioramenti, e credo che sia questo quello che uno deve cercare in una stagione, soprattutto ad un campionato così, il miglioramento dei ragazzi, riuscire a cercare di trasmettergli tutto quello che poco o tanto insomma hai capito del calcio, al di là poi delle nozioni intrinseche come il discorso tecnico, il discorso tattico, però insomma, proprio la crescita anche caratteriale di un ragazzo credo che sia fondamentale, e penso che da questo punto di vista insomma forse paradossalmente ti fanno crescere più le sconfitte, soprattutto sconfitta come quella di domenica scorsa a Viterbo, giocando meglio e essendo per larghi tratti padroni del campo, ti fa capire che il calcio è uno sport imponderabile, e quindi non c'è niente di scontato, tutto quello che ti devi guadagnare te lo devi sudare sul campo, e non c'è nessuno che ti regala niente, anzi qualche volta, però da questo punto di vista sono contento, perché è una squadra che ha un comportamento esemplare, se vogliamo togliere poi dopo l'incidente di percorso di domenica scorsa, e quindi da questo punto di vista sono abbastanza soddisfatto. Dal punto di vista della crescita abbiamo fatto dei buoni passi, ma ancora
dobbiamo crescere soprattutto dal punto di vista psicologico, perché noi quando andiamo sotto non siamo mai riusciti a raddrizzare una partita, e quindi questo ci deve dire che dobbiamo cercare di fare qualcosa di più, soprattutto quando il risultato ci è sfavorevole. Grazie a mister Beppe Fogasassi, a presto, in bocca al lupo per il proseguimento del campionato. Grazie a Letta Fiorini. È un grosso in bocca al lupo per domenica. Certo, per questo Arezzo Fiorentina, e di cui parleremo ampiamente ovviamente con tutte le immagini e interviste nella prossima puntata. Buona serata.